in questo nuovo video. Oggi parliamo del filato Missolana di casa Teddy, che qui vedete in due differenti sfumature. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Questo filato mi ha colpito tanto per la sua sfumatura. Inizialmente ho acquistato la variante fredda e ci ho realizzato il maglioncino che vedete ora in sovraimpressione. Dopodiché ho acquistato la variante più calda e ci ho realizzato questa sciarpa mega galattica che è appena uscita sul canale, tra l'altro. E vi lascio qualche foto del gomitolo in questione perché purtroppo non ho più la cartina indicativa. Vi dico che sono 50 grammi per ogni gomitolo per 180 metri e sia i ferri che l'uncinetto consigliati sono numero 2,5. Il filato è un misto lana e vi posso dire che guardandolo, eccolo qui, si percepisce proprio ad occhio perché è grezzo nonostante sia ovviamente stato trattato. C'è una buona percentuale di acrilico, ma anche la percentuale di lana vi assicuro che è abbondante. Infatti, al tatto risulta davvero spugnoso e ruvido, cosa che a me in realtà un po' dispiace. Sapete che non amo sentire la ruvidità tra le dita mentre lavoro, specialmente progetti lunghi come questa maxi sciarpa. Quello che devo dire però è che il risultato finale ripaga la scomodità nella lavorazione, scomodità che io ho incontrato esclusivamente per quello che riguarda la consistenza del filato, perché i gomitoli, e vi assicuro ne ho acquistati diversi per realizzare la maglia e la sciarpa, sono molto lineari, non hanno nodi all'interno, non si aggrovigliano, ho lavorato veramente bene. Ripeto, l'unica pecca per quello che mi riguarda, quindi è un discorso molto personale, è stata proprio la consistenza del filato che mi scorreva male tra le dita, mi dava quella sensazione di fastidio. E quindi questo è l'unico motivo per cui magari vi direi di desistere qualora aveste la mia stessa percezione. Trovo che sia un filo perfetto per realizzare tutti quei progetti che non vanno a contatto con la pelle, ma anche qui parliamo di impressioni personali, perché io sono una di quelle che non tollera la lana accostata alla pelle e quindi metto anche al di sotto della magliettina, del maglioncino che ho realizzato, metto comunque una maglia anche leggera a manica lunga. Quindi per una sciarpa è assolutamente indicato. La alta percentuale di lana comunque ci avvolge, quindi i progetti realizzati con questo filato sono davvero molto caldi. Ecco perché poi ho optato, una volta provata la questione maglia, per una maxi sciarpa. Io spero di avervi dato qualche impressione in più e qualche delucidazione su questo tipo di filato. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi do appuntamento come sempre alla prossima recensione.